Pino. Magari vediamo se il signor Bernini vuole dire due parole per tratteggiare brevissimamente qualche fatto particolare così dei tempi di fondazione o dei primi tempi dell'attività. Poche parole perché i tempi sono cambiati. Noi abbiamo cominciato in un momento in cui la banda era in eclisse, cioè non funzionava. Ricordo che su in canonica in una stanza, in un ripostiglio, c'erano alcuni strumenti abbandonati lì e un giorno, dopo che io mi ero occupato più che altro del coro parrocchiale del canale e della filodrammatica qui in un teatro molto diverso da questo, si presentarono alcuni suonatori della banda a dire: a noi non pensa, noi vogliamo riprendere l'attività. E allora io dissi loro: sentite, io me ne intendo del coro, della musica sacra e profana, ma di bande l'ho sentita suonare al mio paese e di più non so. Ma mi hanno detto: ma ci pensiamo noi, lei basta che diriga. E allora abbiamo combinato e ci siamo radunati qui in quel locale giù in fondo al teatro e lì abbiamo fatto delle prove. E un bel giorno, ricordo benissimo, una sera, questi giovani che suonavano, che avevano ripreso l'attività, dissero: ma sor Capelani, provente il sema, che lì adesso possiamo suonare tutti in sema. Dico: proviamo. Si trattava, se ben ricordo, della banda, di una suonata, una marcia, quella solita marcia non so se era una banda marcia, insomma, ecco, abbiamo cominciato a suonarla e siamo arrivati bene o male fino in fondo e ricordo benissimo l'entusiasmo di questi alcuni giovani che, arrivati in fondo alla sonata, erano fuori di sé dalla gioia. E da quel giorno abbiamo continuato e finché io sono rimasto qui abbiamo progredito abbastanza con i mezzi limitati che avevamo a quei tempi e abbiamo cercato di tenere in piedi questa banda di Calavino, alla quale vedo che sono piovuti addosso molti favori, molti aiuti. Mi congratulo con tutti i suonatori, con tutti i dirigenti, perché vedo e sento che suonano benissimo e che hanno fatto molti progressi e a questa banda perciò auguro di progredire e soprattutto di tenere fede e di non cedere ai momenti di crisi, perché vengono spesso nei corpi bandistici vengono dei momenti di crisi e allora succede quello che è successo ai miei tempi, che gli strumenti finiscono in casa oppure in un ripostiglio. Questo non deve succedere. Vedo che c'è molto molto entusiasmo, mi congratulo e faccio gli auguri più cordiali perché questa banda tenga alto l'onore di Calavino e le tradizioni del passato. Bravo.
Thank you.